Sempre dalla cappella del movimento missionario Cenacolisti di Torre Maggiore in provincia di Foggia, continuiamo a parlare della speranza. Speranza come compagna, come via e come e nello stesso tempo come dono della felicità. Nella puntata precedente abbiamo visto come noi siamo chiamati a scoprire la speranza e farla fruttare laddove Dio ci ha seminato. E che la speranza noi ce l'abbiamo dentro, non la dobbiamo andare a cercare fuori di noi, lontano dai luoghi o dalla storia dove, diciamo, siamo stati, in cui, chiedo scusa, siamo stati posti. No, no. La speranza è dentro di noi, ovunque andiamo. Ce la portiamo con noi, ovunque andiamo, se saremo capaci di essere, di vivere, di nutrirci di speranza, potremmo donare speranza, altrimenti doneremo il nulla, la tristezza, la disperazione. Ed accompagnarci in questo cammino è Papa Francesco, il quale sa bene che il cammino della speranza non è fatto solo di luce, ma è fatto di luce che viene scoperta attraverso l'esperienza delle tenebre, dello scoraggiamento, attraverso l'esperienza molte volte della disperazione. Quanti di noi hanno ritrovato la speranza dopo una grossa esperienza di disperazione? Ma ascoltiamo le parole di Papa Francesco, il quale ci dice: non arrenderti alla notte. Ricorda che il primo nemico da sottomettere non è fuori di te, è dentro. Pertanto non concedere spazio ai pensieri amari, ai pensieri oscuri. La speranza noi in genere la vediamo lontana dalla notte che viviamo. E la notte molte volte è un amore tradito, è un amore perso, la notte molte volte può essere un lutto, una malattia, la notte può essere anche una illusione. Pensiamo di essere felici, di avere speranza, invece non lo siamo. Bene, la notte che tutti viviamo prima o poi, questa notte va accolta, va riconosciuta e non dobbiamo arrenderci alla notte, sapendo che dopo la notte vi è il giorno, che dopo le tenebre vi è la luce dell'alba e che tutti possiamo vincere la notte, comprendendo che la notte può essere una grande occasione per imparare a lasciarci illuminare dalla luce e a trovare, riscoprire la speranza. Io vi aspetto domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!